È uno spettacolo che a tutti gli effetti fa parte della stagione lirica del Teatro Comunale di Ferrara, ma questa volta l'opera si terrà nella piazza all'interno del Castello Estense. Stiamo parlando della Madame Butterfly, che per la prima volta, mercoledì 12 luglio alle 21 e poi a Comacchio, sabato 15 luglio, viene proposta all'aperto con una scenografia pensata per l'occasione. La musica è dell'Orchestra Città di Ferrara e la regia dello spettacolo è affidata a Maria Cristina Osti, che nella sua direzione, realizzata anche con la collaborazione del Comune di Ferrara, presenterà al pubblico una Madame Butterfly che verrà conosciuta anche quando era adolescente. Lei si innamora, dà alla luce un bambino ed è convinta che l'americano, l'uomo a cui appunto doveva portare piacere, dopo la sua partenza ritorni. Lui le promette di ritornare. Butterfly è interpretata da un'artista in carriera, Sara Cervasio, mentre Pinkerton, interpretato dal tenore Alessandro Goldoni, che tornerà in Giappone solo per portare via il figlio a Cho-Cho-San, ma non la sposerà mai, indurrà Butterfly a riscattare il suo onore con la sua morte. Cho-Cho-San deve riacquisire il proprio onore, che ha perso anche essendo, venendo rinnegata dalla sua famiglia e dallo zio Bonzo. Riacquisisce il suo onore proprio con la morte. La musica è affidata invece all'Orchestra Città di Ferrara. Lo spettacolo sarà una classica Madama Butterfly, ovviamente pensata per essere svolta nello spazio architettonico del castello, quindi tenendo conto delle peculiarità e anche delle criticità degli spazi all'aperto quando vengono fatti allestimenti estivi di opere liriche. La Osti e Menicagli inoltre da tempo sono impegnati a fare divulgazione dell'opera, soprattutto fra i giovani e fuori dal teatro. La prima di questo spettacolo infatti è stata a Mantova a gennaio ed è un modo di fare cultura. Inoltre sottolinea la stessa regista che prepara nuove professionalità come ad esempio gli estetisti e i parrucchieri del teatro. Hanno collaborato i giovani ragazzi dei corsi dell'OIAL di trucco e parrucco, quindi abbiamo avuto un gruppo di 20-25 tra docenti e allievi, di 25 ragazzi dell'OIAL di Ferrara che hanno collaborato con noi negli allestimenti passati, cioè al Sociale di Mantova e al De Micheli di Copparo. Nonostante siano terminate le scuole, un gruppo di questi ragazzi ci stanno seguendo anche nelle produzioni estive. I biglietti dell'opera sono in vendita anche online nel sito del Teatro Comunale di Ferrara e il 15 luglio nella città lagunare lo spettacolo si terrà nell'arena di Palazzo Bellini.